Ciao ragazzi, appena finito Halloween, questo mi ha portato alla memoria due o tre scherzi, magari anche un po' schifosetti o pseudo paurosi da fare ai vostri amici. Buona visione. Ok, allora, prima di iniziare sistemo questo piccolo brufolato, spero che si veda. Ok, in realtà questo è uno degli scherzi che volevo insegnarvi e spiegarvi. Aspettate che faccio un macello. Voilà. Quindi questo simulare di schiacciarsi un brufolo. Tenete presente che queste cose che vi spiegherò adesso non devono essere precise, fatte bene, come se fosse un gioco di prestigio, perché in realtà è per il divertimento. È più basato sulla sorpresa che sulla precisione dei movimenti. Questo del brufolo a me piace molto, diverte molto e molto spesso si può improvvisare al momento. Dipende dove vi trovate e se avete a disposizione quello che serve, o se no ve lo preparate in precedenza. Molto semplice da fare, quello di cui avete bisogno sono le, arrivo, monodosi di burro, tipo quelle che si trovano tipicamente negli hotel. Le trovate appunto negli hotel, ma le trovate anche in vendita al supermercato. Ci sono diverse dimensioni, diverse forme e diverse consistenze del burro. La cosa importante è che sia morbido, ovviamente, perché poi dovrà uscire, quindi al limite va scaldato un po' prima. E l'altra cosa che dovete, alla quale dovete fare caso è come è chiusa la confezione, per evitare che schiacciando si apra in altri punti. Come in questo caso, io la prima volta che ho provato è partito da tutte le parti tranne dove voleva. Quindi è ancora utilizzabile, ma dovete fare una piccola preparazione aggiuntiva. Per esempio, questa si apre qui e poi ai lati. Per intenderci, lo dico perché è più conosciuto, è come se fosse una confezione di Philadelphia in miniatura. La preparazione è molto semplice, se trovo il necessario. Voilà, con uno stuzzicadenti si fa un buco al centro, allargato leggermente, e quello che faremo non sarà altro che schiacciare intorno in modo che il burro esca dal buco, simulando appunto l'uscita di un brufolo. Se la confezione fosse stata sigillata, tenuta stagna, chiamiamola così, si può fare direttamente. Molte di quelle che si trovano negli hotel funzionano, tra l'altro sono anche un po' più strette. Questa che ho preso al supermercato, c'è il rischio che esca appunto il burro prima. Quindi, per sicurezza estrema, quello che io andrò a fare è prepararla prima e semplicemente chiudere, diciamo, le altre aperture con lo scotch. In questo caso è molto semplice, nel senso che io faccio un giro in questa direzione, voilà, in modo da chiudere dietro i lati, anche dall'altra parte, senza ovviamente arrivare al buco. Lo faccio velocemente, tanto solo per farvi capire. Ok, in questo modo ho chiuso dietro i lati. Per sicurezza estrema, adesso non lo sto a fare, ma con lo scotch faccio un giro anche in tutto il perimetro, in modo che non possa scappare da nessun'altra parte se non dove c'è il buco. È meglio che il burro sia morbido, ovviamente, quindi già parlando si è scaldato e sento che è abbastanza morbido. Come farlo? Ripeto, non devo essere per niente preciso nei movimenti, ok? Semplicemente se voi avvicinate le dita in questo modo, vedrete che tra medio e anulare c'è un piccolo spazio. Lì è dove andrà in corrispondenza del buco. Questo per far sì che esca, ma che io al tempo stesso abbia la maggior copertura possibile sul panetto, chiamiamolo panetto. Poi vado dove devo andare, posso andare in fronte, posso andare sulla guancia, posso andare sul naso. Col pollice dietro schiaccio e faccio uscire da davanti, vedete, il mio brufolo, chiamiamolo così. Posso fermarmi qua, posso rivelare lo scherzo, oppure posso togliere le mani, andare sotto il tavolo, scaricare, ok, se ho un tovagliolo ancora meglio così non mi sporco, o volendo, come ho fatto io prima, posso finire schiacciando fortissimo in modo che esca il burro da tutte le parti. Adesso è fin troppo, ma sembra che esploda il brufolo e ovviamente fa ancora molto, ma molto, ma molto più schifo, oltre a far ridere adesso che mi è arrivato in faccia. Però
almeno ho reso ben chiaro cosa succede. Fa che macello. Voilà. Niente ragazzi, questo è il primo, se il trend è questo, siamo a posto. Adesso mi vado a cambiare e vi faccio vedere gli altri due meno sporchevoli. Uno forse non è proprio così tanto pulito. Ok, continuiamo, mi sono cambiato, madonna, mi è andato anche nell'occhio e ho lasciato qua la rumenta, come si suol dire. Tra l'altro, aspetta che mi è entrato proprio nell'occhio, ma cioè, si vede, c'è qualcosa dentro? Madonna, mi prude. Oh, aspetta che pulisco. Ok ragazzi, oggi sono i video dei disastri, ma io mi diverto una cifra. Altro scherzo da fare la bici, ma tanto schifoso, anche questo molto spesso potenzialmente improvvisabile al momento, se c'è il materiale giusto, se no si trova al supermercato. In questo caso invece utilizzo sempre le monodosi, ma stavolta sempre cose da hotel, la panna per il caffè. Di solito viene venduta in blocchi da 8, da 10. Quello che faccio io è tagliarne uno e, per comodità mia, tutti diciamo i pezzi intorno alla circonferenza in più li smusso, stando attento che non, tagliare che non si apra. Ok, così questo mi rende più agevole il tenerla in mano. Come col discorso del burro, guardate che macello, come col discorso del burro, non devo essere preciso, raffinato nel maneggio delle mosse, ma solo giocare sulla sorpresa. Quindi non ho, faccio altro che avere questa monodose in mano, tenuta così nascosta, come dicevano i maghi, impalmata. Faccio la gag, mi raccomando, fate molta attenzione, non ci assumiamo assolutamente responsabilità nel vostro utilizzo della forchetta. Quindi se non vi sentite di farlo con la forchetta, fatelo semplicemente con le dita, la parte iniziale non cambia nulla. Se vi sentite con la forchetta, che fa più impressione, fate finta che vi prude o vi è entrato qualcosa nell'occhio, grattate, aprite, fate vedere agli spettatori. Ripeto, state molto attenti, se non ve la sentite lo fate con la mano, tanto effetto uguale. Grattate al momento opportuno, venite con questo nascosto, lo appoggiate all'occhio con l'occhio chiuso, state grattando e quando volete bucate lentamente il contenitore. Quindi lo tengo qua davanti, mentre grattate bucate e succede esattamente questo. Parte, se schiacciate ne esce di più, qua... Giocate voi, vedete come volete vendervi l'effetto. Anche in questo caso più schiacciate più esplode, non lo faccio ancora perché non ho più cambi per oggi. E come prima potete o per tranquillizzare far vedere lo scherzo, o questo segretamente lo togliete e sembra che tenete l'occhio chiuso, sembra che vi siete schiacciati, bucati il bulbo oculare, e poi lo finite come ritenete più opportuno. Eccoci al terzo e ultimo regalo che vi voglio fare per Halloween, quello meno complesso, meno menoso e soprattutto che non sporca nulla delle tre gag. Consiste nel... Dicevo, consiste nel simulare sternuto e muco, sempre categoria Halloween schifoso. Molto semplice, semplicemente un elastico color carne o giallo tenuto tra i due medi. Al momento opportuno simulo lo starnuto, quindi sono con le dita che con le mani coprono, e poi semplicemente apro un paio di volte. Volendo tolgo da un dito e faccio finta che non si stacchi, poi lo posso mettere in tasca o buttarlo per terra. Ragazzi, spero che sia stato interessante, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così siete sempre informati di video nuovi, e a questo punto ci vediamo nei prossimi video. Ciao!